Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il consueto video che faccio in collaborazione con i piccoli canali Power e si tratta degli acquisti naturali del periodo, questo mese di dicembre. Ovviamente giù nell'info box trovate i link dei vari canali che partecipano a questa collaborazione. Mi raccomando, passate a dare un'occhiata agli altri canali e a iscrivervi. Io saluto Gian Giuseppe, Rossella, Daniela e Lalla e vi mostro che cosa ho acquistato. Vi mostro intanto delle cose che riguardano il cibo. Faccio presto perché sono poche cose. Allora, io questo mese mi sono sentita poco bene, continuo a stare poco bene in realtà. Mia mamma mi ha comprato il brodo. Io abito da sola ma non so cucinare niente. Ora ho imparato anche a fare il brodo da me, però quando ancora non sapevo farlo, cioè all'inizio del mese, mamma mi ha preso il brodo. Mi ha preso due confezioni di quello Knorr, sono tutte e due senza glutine, c'è scritto fatto in Italia, uno è vegan, l'altro no, con ingredienti 100% naturali. Uno appunto è vegetale e l'altro è di manzo. Buonissimi, mi sono piaciuti un sacco, hanno un buon sapore, io ho messo la pastina e poi lasciavo... creavo tipo una cremina, aggiungevo anche il formaggio e appunto creavo una cremina, non lasciavo la brodaglia e un pochino di pasta perché insomma questo va però a gusti personali. Comunque questi due sono veramente molto molto buoni. E poi l'altro che mi ha preso, sempre brodo però Star, questa è di carne mista, 100% naturale anche questo, senza conservanti, glutammato aggiunto, glutine. Questo ancora non l'ho provato perché me l'ha comprato tipo 2 giorni fa, quindi ancora non vi so dire, la confezione è più grande, però proverò e niente, comunque penso il brodo sia brodo, ecco. Ovviamente non possono mancare le uova, questo mese ne abbiamo ben 2 e le ho finite tutte e due, sono tutte e due bio, non so... Dove le ha acquistate mia mamma, perché anche queste me le prende mia mamma. Io le uova non le amo molto, ho un rapporto, insomma, ci odiamo e ci amiamo. Ogni mese riesco a buttare via qualche uova. Questo mese non le ho buttate, ma non le ho mangiate neanche volentieri, devo essere sincera. Le mostro solamente perché ormai, cioè, noi del gruppo ci facciamo le risate su queste uova che butto via ogni mese, però vabbè. Poi ho utilizzato, comprato e finito di Verso Natura Conad il passato di verdure vegetale vegano, molto molto buono, ha un buon sapore, mi piace, ci può, io in genere lo mangio così, oppure ci metto la pastina, oppure magari il pane, quello un pochino più croccante, insomma comunque è buonissimo ci vuole veramente poco tempo per cucinarlo, basta metterlo nel microonde. Poi, visto che nella mia città ha aperto un DM, io ho fatto 2 acquisti anche di cibo e ho preso questa qua che è una barretta di cioccolata, vediamo se c'è scritto in italiano, al latte con nocciole intere, biologico, allora molto buono, io non l'ho ancora finito, ce n'è qualche quadratino ancora mi sa, comunque eccolo. Cioè, a parte che i quadratini sono mignon, voi non riuscirete a vederli, però allora il sapore è buono, buono le nocciole intere, però mi aspettavo, è vero che è al latte, ma me l'aspettavo leggermente meno dolce, quindi non è cattiva ma non è tra le mie preferite. Una cosa che invece mi è piaciuto tantissimo, questo non è per me, l'ho comprato per un mio amico, quello mio in realtà l'ho finito e l'ho buttato, ma ne andrò a ricomprare sicuramente altri, è il Thai curry sauce, non so come si dice, comunque la salsa thailandese, anche questo biologica, vegana. Io sono stata in Thailandia 1 mese, mi è piaciuta un sacco la cucina thailandese, ogni volta che vedo thailandese provo, ma non ho ancora assaggiato niente che sappia veramente di Thailandia. Questo sa di Thailandia, questo è un cibo che potreste mangiare in Thailandia tranquillamente. Praticamente ci sono i peperoni, ci sono un po' di cose. La cosa che si sente di più è il cocco, poi si sentono peperoni, leggermente il curry. Non è piccante, devo dire, ma buonissimo. Sta molto molto bene con le verdure, sta bene con il pollo. Io l'ho provato anche sulla carne rossa, non ho avuto problemi. Io in realtà lo metto ovunque, lo metto anche sul pane e me lo mangio tipo crostini.
ed è fantastica. Pagata tipo 1,99 euro. 2 euro al massimo, veramente molto molto buona, ve la straconsiglio. C'è anche quella indiana, ce ne sono varie, io per ora ho provato solo questa e mi piace un sacco. Per quanto riguarda la casa, sempre il DM, invece ho acquistato questo qua, che è il sapone del marchio Olivia Smetti, che è il sapone del marchio Denkmit. Qui dovrebbe essere un po' più naturale dei saponi tradizionali, è scritto un po' tutto in tedesco, quindi non vi saprei dire, comunque è per tutto il bucato, efficace a 20 gradi, igiene profonda e niente, lo proveremo. Mi hanno detto però che non è male, costava una scemenza. Poi comunque calcolate che tutti questi prodotti che vi sto facendo vedere del DM li ho acquistati con lo sconto del 20% per l'apertura, più un ulteriore sconto del 10% da aggiungere, quindi ho pagato veramente pochissimo. Poi passiamo al make-up. Ho acquistato due prodotti di Organic Shop e ho preso questo qua, che è lo scrub per il corpo alle alghe. Io volevo quella alla citronella ma non c'era, quindi mi sono accontentata di questo. Questo è levigante, lo proverò con molto piacere. E poi sempre di Organic Shop ho preso questa maschera per il viso al fango marino. Non ho mai provato delle maschere di Organic Shop, però mi ispirava, costava pochissimo e l'ho presa. Poi ho preso di una marca che ha comunque ingredienti naturali e che mi è stato consigliato dalle ragazze del gruppo, ho preso questo qua, che è la schiuma detergente delicata con estratti di miele di Manuka, 150 ml, anche questo è un marchio che costa pochissimo, LVLY, non so come si pronuncia, e c'era anche una maschera per il viso monodose, ma è nutriente, quindi non è adatta alla mia pelle. C'era un olio struccante. Erano tipo 4-5 referenze, non di più, e io ho voluto prendere la mousse detergente. Poi ho acquistato il calendario dell'avvento di Alverde, perché invece di 16,90 euro l'ho pagato 6 euro e quindi l'ho voluto acquistare. Nel mio canale YouTube trovate il link dello spacchettamento di questo calendario. So che ormai Natale è finito, però se magari volete farvi un'idea per il prossimo anno, io vi lascio il link di quel video. Poi ho acquistato dei prodotti di Balea che non vi avevo fatto vedere nel video haul del DM, anche quel video ve lo lascio linkato, perché qua volevo metterci solo cose naturali, mentre nell'altro video vi ho fatto vedere tutti gli altri prodotti. Però siccome sono stati acquistati dopo quel video, li metto in questo, così poi li ripongo. Allora, ho preso questo scrub peeling per le labbra di Balea al cocco, che tra l'altro il peeling è dovuto dalla farina di cocco, e l'inci non è male, quindi comunque non è biologico ma ha un buon inci, e lo proverò con molto piacere. Poi ho preso questo shampoo alla vaniglia di Balea, costava 99 centesimi, io avevo provato una mini taglia e mi era piaciuta tantissimo, uno dei migliori shampoo mai provati, e quindi ho voluto acquistare la full size per 99 centesimi, l'ho voluto prendere. Ed infine due maschere. Allora, una in tessuto per il viso, era in edizione limitata, avevo preso la scorsa volta quella con il procione, questa è con il pinguino, ed è con acido ialuronico ed estratto di arancia. E poi ho preso una maschera esfoliante per i piedi. Allora, io avevo detto che non avrei più acquistato questo genere di prodotto perché ero rimasta molto delusa dagli altri che avevo provato. Questo costava 3,90 euro, mi sembra, a prezzo pieno, avevo uno sconto quindi l'ho pagato ancora meno. Questo è con olio di menta ed estratto di tè verde, di Balea sempre. Ho detto vabbè, per il prezzo l'ultima chance, dopodiché non ne provo veramente più. Ovviamente vi farò sapere e farò poi una recensione sul mio blog. E niente, questi erano gli acquisti naturali del mese. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi. Mi raccomando, passate anche dagli altri ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!